Grazie Presidente. Festeggiamo i 90 anni di un giurista e di un intellettuale. Ma ben sappiamo come le due parole siano contrassegnate da una grande vaghezza, il che ne consente un impiego molto generoso. E allora è opportuno anzitutto precisarne il senso in riferimento alla personalità del festeggiato. La prima precisazione, che mi appare doverosa, è che Rodolfo Sacco ha voluto essere un giurista ed un intellettuale e si è educato a tali ruoli con una costante tenacia, interrompendo la propria Bildung solo per svolgere temporaneamente l'attività di resistente partigiano, attività peraltro svolta con passione, intelligenza e successo. Sarebbe anche da ricordare che la vocazione per il ruolo dell'intellettuale fu precedente a quella verso il ruolo del giurista, perché, come emerge dallo splendido autoritratto che ha collocato in prefazione negli studi suo onore, il nostro, da giovanissimo, si pensava attratto per il mestiere dello storico. Poi, una sinergica mistura di impulsi dell'ambiente familiare, di repulsioni indotte da insegnamenti medievalistici in cui era incappato, da attrazioni esercitate dal fascinoso ingegno di alcuni maestri della facoltà giuridica torinese, hanno deciso per lui, orientandolo allo studio del diritto civile. A dire il vero, però, la sua opera prima, quella che ne ha contrassegnato l'esordio giovanissimo nel mondo degli studi accademici, è più propriamente opera di teoria generale, essendo dedicata al tema dell'interpretazione. In ciò mi pare emerga un primo tratto caratterizzante il nostro festeggiato, perché una convinzione che non l'abbandonerà mai è che il diritto civile è disciplina regolatrice del metodo giuridico, nel senso che spetta ad essa rifornire i vari rami specialistici di un'attrezzatura culturalmente adeguata alla conoscenza e biunivocamente che non può darsi autentica teoria generale del diritto senza una conoscenza della complessità adotta dallo studio delle tematiche civilistiche. In questa convinzione, in cui peraltro andrebbero congiunte tutte le sfumature, le attenuazioni del caso, Rodolfo Sacco non è mai stato solo, ma nemmeno accompagnato da tutti. Perché non pochi civilisti pensano che porsi sistematicamente problemi metodologici è una pura perdita di tempo, tempo che è assai meglio impiegato in opere di scavo di concetti e di sistemazione dei medesimi. Insomma, una larga corrente di civilisti e di giuristi di ieri e di oggi ritiene che colui che è saggio non perde tempo con problemi di metodo, ma compone opere scritte con un buon metodo, lottando cioè per dare formulazioni più chiare al sapere ricevuto, o dotandole di maggiori articolazioni che possono portare a una valutazione più adeguata dei fatti della vita. Ora sia chiaro che questa adesione al paradigma ricevuto è essenziale per lo sviluppo di qualunque scienza, in particolare della scienza iuris, la quale, se è scienza, è sicuramente una scienza matura, sicché coloro che la praticano sono profondamente vincolati a modalità di approccio ai problemi che siano collaudati. È solo che questo non è esattamente il ruolo dell'intellettuale, o almeno non è esattamente il ruolo dell'intellettuale così come lo intende Rodolfo Sacco, il quale pensava, e penso pensi tuttora, che fosse suo compito anzitutto porre in luce le lacune, le aporie, le contraddizioni del sapere ricevuto. In ciò si è posto come seguace non dichiarato della tradizione illuministica, ma a Torino forse questo poteva andare senza dirlo, in cui Sacco concepisce il ruolo dell'intellettuale come spirito critico, ovviamente nel senso nobile, di ascendenza kantiana, e non già di quello di volgare protestatario vociante, figura che ha sempre suscitato in lui una certa repulsione. Così, misurandosi con il tema vertiginoso dell'interpretazione del dato normativo, il giovane Sacco si mise a reclamare un ruolo per la mente dell'interprete. Che tale fattore sia cruciale in ogni approccio sensato al tema dell'interpretazione oggi è affermazione banale. Dopo Gadamer, ma dopo soprattutto lo sviluppo
delle altre scienze, dalle scienze storiche, sociologiche, antropologiche, immaginare di affrontare il tema dell'interpretazione senza porsi il problema della mentalità dell'interprete significa porsi fuori da quello che è il mainstream attuale delle ricerche scientifiche. Però allora la cosa fu interpretata un po' come una stramberia. Il giudizio di stramberia si diffuse abbastanza rapidamente, forse era anche ferito, però non lo indusse ad abbandonare la costruzione di sé come intellettuale critico. Piuttosto ripiegò su un ruolo un po' meno appariscente. In tutte le scienze mature, come ha indicato anche Kuhn, se è vero che esse non esistono senza un paradigma, tuttavia è vero che il paradigma è sempre incompleto e che si possono scoprire nuovi problemi che appaiono insolubili secondo l'insegnamento ricevuto. Per qualche anno il nostro si dedicò a temi che consentivano di rimanere nel perfezionamento della scienza giuridica normale. Ma intendiamoci, fedele ripetitore degli insegnamenti ricevuti, Rodolfo Sacco non l'ha mai stato. Vuoi perché lo attraevano di più le contraddizioni rispetto alle costruzioni? Vuoi perché avesse qualche diffidenza verso lo specifico tipo di costruzioni in cui lo richiamavano i doveri di scuola. Vuoi soprattutto perché era decisissimo a farsi un pensiero suo. Insomma, Rodolfo Sacco è stato in un certo senso un allievo deviante della scuola torinese, che pure era scuola munita di grandi meriti e di grande prestigio. Si deve sottolineare peraltro che in questo non fu affatto isolato. La devianza era molto più comune nell'università di elite di quanto non sia attualmente nell'università di massa. Per rimanere nel campo del diritto civile, ma storie parallele si possono rintracciare agevolmente in tutte le altre discipline, quasi tutte le più celebrate figure di giuristi del Novecento hanno dimostrato grande indipendenza rispetto ai loro membri, di cui avranno anche assimilato l'insegnamento, ma che hanno saputo poi sviluppare una visione propria. Una galleria ideale potrebbe comprendere, che so io, Giacomo Veneziano, che studiò con Filomusi Guelfi, ma che poi poco gli assomigliò. Gino Gorla, che si adottò con Emilio Betti, ma poi intraprese un percorso intellettuale tutto suo. Salvatore Pugliatti, che ebbe come mentore Giuseppe Messina, ma poi ha sviluppato una visione propria della scienza iuris, del tutto indipendente, forse anche largamente opposta a quella che aveva ricevuto. Direi che la devianza intellettuale è stata il vero motore dello sviluppo importante che le discipline civilistiche, e non solo le discipline civilistiche, hanno avuto nel Novecento. E quella devianza che ha proiettato la nostra scienza fuori dai confini nazionali, come non accadeva da due secoli a questa parte. E riconosciuto tutto questo, resta da chiedersi quale sia stata la traiettoria seguita da Rodolfo Sacco, la cui icona non sfigurerebbe nella galleria ideale che ho appena evocato. Però io credo che per chiarire The Nature of Sacco's Achievements, mi spiace, non riesco a trovare una traduzione italiana di questa edizione, sia necessaria una certa contestualizzazione. Tanto è che, conquistata la cattedra a 33 anni, senza far troppo trapelare la sua insoddisfazione per un metodo esclusivamente logico-formale con cui si era ben destreggiato per conquistarla, Sacco ha potuto dispiegare la sua ricerca dei fattori di comprensione dei fenomeni giuridici. Intuisce che in gran parte si tratta di fenomeni latenti, poi li chiamerà criptotipi, ma si rende conto del loro carattere elusivo. E ciò rende difficile la ricerca, complessa, piena di insidie. Però non si tira indietro. Per proseguire l'impresa intellettuale, che in mente non vada a sacrifici, sacrificherà ad esempio la professione forense nel momento in cui, come sempre capita, dopo gli esordi inizia ad essere un corso. Anzitutto è attratto dal metodo del contrasto comparativo, quello che fa emergere proposizioni descrittive di grande efficacia conoscitiva. Ma è a dire che Sacco, pur rimanendo affascinato ed anche influenzato dagli studi di Gorla, pur leggendo con interesse e approfondendo la sistemologia di René David, non è mai stato studente
una scuola comparatistica. E ciò per la semplice ragione che sotto il profilo metodologico scuole comparatistiche non esistevano. In realtà il metodo comparativo ha dovuto in gran parte inventarselo da solo, attraverso un lavoro di scavo critico del materiale esistente, e in questo si riassume la differenza essenziale tra lo studioso e l'intellettuale nel senso di cui stiamo discorrendo. Una delle dimensioni della complessità giuridica è data infatti dalla presenza all'interno di ogni esperienza di sequenze di proposizioni normative che sono verbalizzate in modo sufficientemente chiaro, collegate a proposizioni verbalizzate invece in modo vago e polisemico, unite a segmenti di senso che non sono verbalizzati affatto. Il campo di significato normativo così composto è molto difficile da decifrare. Si tratta di opera di decifrazione del latente in cui Sacco è stato maestro. I suoi studi sul consenso traslativo e sulla revisa Strait sono diventati dei classici del diritto colto europeo. Pochi però capivano che cosa stava facendo sotto il profilo epistemologico. E solo adesso, quando il processo di armonizzazione europea tra i vari diritti nazionali è entrato evidentemente in un impasse, scontando quelle che sono le lacune dell'approccio un po' puerile che è stato adottato per armonizzare i vari diritti europei, solo adesso vi è speranza di tornare a scorgere quella figura dell'intellettuale solitario che è andato troppo avanti per poter essere seguito con uno sguardo partecipe e attento. Direi che sicuramente migliore ricezione ha avuto un'altra teorizzazione sacchiana, che seguendo la linea dell'esplorazione delle contraddizioni interne al sistema Iuris, ha posto in luce come le sequenze di regole che appaiono contraddittorie tra di loro possono essere ordinate in base alla loro origine, distinguendo la sequenza di origine legale da quella di origine dottorale e da quella di origine giurisprudenziale. Beh, attualmente la teoria dei formanti è diventata attrezzo della vita giuridica quotidiana. Anche la Corte di Cassazione vi fa costante, anche se implicito riferimento, e comunque il riferimento ai formanti è presente in ogni discorso giuridico che sia minimamente elevato. Tuttavia si tratta di capire come l'attrezzo, che ormai è diventato attrezzo di uso comune, sia fatto. Distingue tra i fattori di produzione delle regole giuridiche, il formante legale da quello dottrinale, da quello giurisprudenziale, non è solo un criterio per ordinare il reale giuridico percepibile, ma è anche il modo per porre in rilievo, alla luce della teoria dell'intenzionalità dell'azione, che l'agenda del legislatore non coincide con l'agenda del dottore, né con quella del giudice, e che quest'ultimo è immerso in un programma dinamico di ceto che può non coincidere, anzi quasi mai coincide con quello degli altri due, ma che adesso si rapporta magari in maniera dialettica. In questa dimensione la teoria dei formanti presenta evidenti analogie con l'insegnamento della scuola del legal process, ma a differenza di Adam Sachs, il nostro non si è mai preoccupato di armonizzare i dicta dei diversi attori del legal process e accetta in pieno la possibilità dei contrasti, non solo perché questa è la descrizione che meglio si attaglia ai dati osservabili, ma anche perché riconosce il valore delle divergenze tra formanti come fattore della dinamica del sistema. Ora, non vi è dubbio che la epistemologia giuridica di Sacco è strettamente collegata alla comparazione giuridica, ed anzi è il capitolo più importante della comparazione giuridica italiana nella seconda metà del Novecento. Ma anche a questo proposito io penso che sia necessario contestualizzare. Nei suoi racconti di vita, Sacco ama associarsi a Gino Golla e Mauro Cappelletti. E in effetti per la mia generazione, quella triade di nomi trasfigurava facilmente in trinità, ovvero indicava una costellazione Faust di maestri nel senso più alto e nobile del termine, e grazie all'impulso dei quali la comparazione giuridica da curiosità e erudita aveva acquistato il ruolo di guida nello sviluppo della ricerca giuridica italiana, introducendo ad esempio temi di indagine che poi sono diventati temi per antonomasia, che so io,
Lo stile delle sentenze era tema trascurato sino alle ricerche di Gino Golla, così come era trascurato in genere i prodotti della giurisprudenza. E poi la pluralità dei modelli di responsabilità civile era abbastanza ignorata. Il tema degli interessi diffusi, i nuovi contratti. Ecco, tutti i temi che in generale la comparazione ha offerto alla meditazione della scienza giuridica, e direi che in generale i tre contribuivano insieme ad altri che li seguivano, in un certo senso ne prendevano la scia, da Gino Giugni a Stefano Rodotà, a rinnovare gli approcci e i metodi della dottrina italiana. E si deve in effetti considerare che nel momento dell'abbandono definitivo del concetto unico formale, la mediazione dei comparatisti fu essenziale per propiziare l'apertura della nostra cultura giuridica all'aria fresca che veniva dall'America e dagli altri paesi dell'Europa. Sicché, per fare solo un esempio, oggi non è più immaginabile scrivere, che so io, di diritto societario senza un'attenta ricognizione dei modelli americani e tedeschi almeno. E in ciò Sacco ha avuto la sua rivincita. Oggi Strambo non è chi pratichi un approccio comparativo. Strambo è chi si rifugia nell'Arcadia provinciale del diritto nazionale. Ricordato tutto ciò, è tributato il dovuto omaggio a chi propiziò il rinnovamento degli studi giuridici. È da dire però che gli apporti dei tre furono diversi. Golla, oltre al prestigio e al senno, apportò una capacità di scavo all'infinito nei settori da lui indagati, sino ad inabissarsi nella conoscenza senza pari della giurisprudenza per unità. Cappelletti apportò un talento ineguagliabile nell'individuare i temi e i problemi sui quali poi si sarebbe riunita tutta la Repubblica delle Lettere Giuridiche. Se dobbiamo soprattutto a lui il prestigio della comparazione come policy maker o come produttore di stimoli intellettuali. Però Sacco apportò il metodo. La sua introduzione al diritto comparato, tradotta anche in francese e in tedesco, non ha paralleli nella letteratura comparatistica italiana e nemmeno europea. Insieme al metodo apportò lo spirito della frontiera. Ma facciamo una pausa per ricordare anche altri fronti più che le frontiere. Sin dal 1960 Sacco si era misurato con un intero istituto giuridico come possesso. Dopo alcuni anni, quando già si era sviluppata la sua epistemologia comparatistica, nel 1975 dà alle stampe il trattato sul contratto, poi riedito in forma molto aggiornata nel 1993 insieme a Giorgio De Nora. Così come ritorna a trattare il possesso nel 1988 e poi con Raffaele Caterina nel 2000. Ora, possesso e contratto sono due istituti fondamentali del diritto civile e ciò inizia a dare la misura del suo apporto alla disciplina. Intendiamoci, il civilista può ben dare la misura del proprio valore trattando temi sofisticati come la novazione condizionale, il prelegato, la prestazione in luogo di adempimento. Ma è solo misurandosi con i grandi temi che può aspirare alla grandezza. In effetti, se consideriamo il panorama della cultura civilistica italiana, sia l'opera sul contratto che quella sul possesso fanno da spartiacque. Vi è un primo dopo Sacco. Se si osserva il quadro attuale degli studi sul contratto, che è settore fiorentissimo delle indagini civilistiche, e ci si avvede che le trattazioni dedicate al contratto prima del 1975 hanno ormai solo un valore storico, anche se si trattava di opere di penne illustri come quella di Francesco Messinetti. Ora, si può immaginare che raggiunti simili achievements, anche uno studioso ambizioso possa pensare di riposarsi sugli allori. Ma questo pensiero, se a volte l'ho sfiorato, non è mai stato fatto suo. E farei fatica ad elencare tutte le opere che Rodolfo Sacco ha composto dopo che la fama di giurista eccellente sotto ogni profilo lo aveva completamente circonfuso. Non farò quindi alcun elenco, anche se non posso non menzionare il fatto l'altro è il negozio del 2005.
opera che contrassegna il ritorno pieno delle categorie ordinate fondamentali nell'attrezzatura del diritto civile italiano. Piuttosto sono da ricordare altri fronti su cui ha operato il nostro con instancabile energia: la modernizzazione degli studi giuridici della facoltà di giurisprudenza, la cura del reclutamento di giovani studiosi che ha seguito sempre con paziente dedizione ed arte insieme di innesto e di potatura, il rinnovamento della letteratura che lo vede impegnato nella direzione di un'opera enciclopedica e poi di due trattati che inanellano monografie trattatistiche tra le più stimolanti degli ultimi decenni. Ma ai fini del mio discorso, la posizione eminente raggiunta al centro dell'impero del diritto civile serve soprattutto a porre in luce che il nostro è studioso delle frontiere. Eravamo giunti a ricordare il suo apporto alla metodologia della comparazione ed osservare come tale apporto si situasse ben al di là delle frontiere di allora. E ne abbia istituite di nuove all'interno delle quali ha lavorato un'intera generazione di ricercatori. Ma si deve aggiungere che alle frontiere degli studi giuridici non ha mai cessato di attivarsi, sempre attento ai temi epistemologici, perché se il giurista può essere anche un sistematore, l'intellettuale non può essere altro che un esploratore. E che esploratore? Sacco è sempre corso dietro all'obiettivo di perfezionare gli strumenti di conoscenza del diritto. Ed eccolo allora esplorare nelle direzioni dove le nostre conoscenze erano più deficitarie, dal diritto dei paesi socialisti, di cui allora si sapeva pochissimo, ai diritti africani. Ma il suo vero campo è l'epistemologia giuridica in generale, dove ha posto al lavoro le competenze che ha acquisito leggendo appassionatamente di linguistica, di antropologia, di storia e di preistoria. E sulle frontiere delle conoscenze giuridiche scopre la rilevanza degli atti prelinguistici, dell'esercizio del potere di fatto come atto di autonomia ed è dato per cui anche il diritto mutuo è diritto. L'indagine stratigrafica dei sistemi del passato consente in effetti di mettere in luce la persistenza di frammenti degli strati precedenti in quelli successivi e spiegare quindi la lunghissima durata di alcuni criptotipi che altrimenti sarebbero abbandonati al caso o all'irrazionalità pure semplice. I suoi studi di antropologia giuridica della lunghissima durata sono oggi gli studi più avanzati tra quelli di cui disponiamo. Ma vi è anche un'altra direzione di indagine che ha dato frutti notevoli. Sino a qualche decennio fa, anche i comparatisti ignoravano i problemi di traduzione da un linguaggio giuridico all'altro. Nelle classiche opere di David o di Zweifel e Kurz, il tema della traduzione riceve solo pochi fugacissimi cenni. Sacco, nell'introduzione al diritto comparato, segnala il tema e inizia a indagarlo. Poi fa della traduttologia giuridica un settore di indagini che oggi è in piena fioritura. Anche qui un attimo di pausa. I problemi di traduzione da un linguaggio giuridico all'altro sono sempre esistiti e sono sempre stati problemi gravi, importanti ed intricati, solo che non venivano registrati come tali e quindi mancavano gli strumenti teorici per analizzarli. Ora, il mondo dei fatti sociali è sempre stato ricco di fenomeni che i modelli teorici ignoravano, come se non dovessero accadere se non per devianza. Ed invece accadevano, ed erano sotto gli occhi di tutti. Ma occorre lo sguardo dell'intellettuale teoricamente provveduto ed individualmente curioso per vederli come problemi e quindi porli come tali, ossia come fenomeni la cui struttura intima rimane ignota e che in definitiva esigono la mobilitazione delle idee e dei saperi per essere rischiati. Ho detto all'inizio che la nozione di intellettuale e anche quella di giurista sono vaghe, tanto è vero che c'è chi vorrebbe estendere la qualifica di giuristi a tutti e chi vorrebbe riservarla a solo tre in tutta la storia. Disponiamo però di modelli notevoli di intellettuali e giurista, modelli a cui rapportarci per configurare un insieme ordinato intorno ad un prototipo. E allora dobbiamo dire che Rodolfo Sacco è un modello di intellettuale e di giurista per tutti coloro che si incamminano sulla strada della conoscenza scientifica dei fenomeni istituzionali. Strada che ha una particolarità evidente.
non finisce mai. Caro Adolfo, 90 anni sono una bella età, ma te possiamo dire ugualmente ad maiore.